Emma Woodhouse è nata in una giornata di sole splendente. Da un padre che si aspettava sempre il peggio. E da una madre spensierata, il cui sorriso Emma non avrebbe ricordato. Un giorno, infatti, il peggio accadde davvero. Mentre guardava sua moglie uscire di casa per l'ultima volta, Mr. Woodhouse decise di non perdere mai più di vista le sue figlie. Se non in presenza dell'occhio vigile della loro governante, Ann Taylor. E così il sole continuò a risplendere su di Emma. Presto, dottor Perry. Sta molto male. Andiamo, Emma. Ma altri bambini a Highbury non furono così fortunati. Il piccolo Frank Weston rimase profondamente sconvolto. Prenderò io il bambino, Mr. Weston, per il bene della mia sciocca sorella. Ma vivrà con me per sempre. E il suo nome sarà Frank Churchill. Della piccola Jane Fairfax non fu più la stessa quando per sua zia arrivarono tempi difficili. Per il suo bene dobbiamo lasciare andare Jane. Il capitano Campbell è molto facoltoso e le darà l'educazione che noi non possiamo dare. Ma la nostra bambina. Lo so. Non possiamo lasciarla andare. Presto dovremo lasciare questa casa per una più piccola. Abbiamo promesso che avremmo fatto il massimo per Jane. Jane, scrivici appena imparerai a farlo. Sono convinta che diventerai bravissima in tutto. Non devi aver paura del capitano Campbell. Falla brava, Jane. Addio. E così Jane e Frank furono costretti a lasciare Highbury e ad affidare il loro destino a degli sconosciuti. Rimase tranquillamente a casa, con quasi nulla che potesse affliggerla o turbarla per molti anni a venire. Thank you.
temeva che fossero troppo giovani, ma Jane è molto brillante quando si applica, eccelle in tutto, lo ha sempre fatto. E poi Jane dice che andranno sulla spiaggia. Non è splendido, Miss Taylor? Shh, Emma non sa ancora nulla della spiaggia. È meglio che i bambini non sappiano. Oh, Jane ha una calligrafia molto raffinata. Non c'è nulla che non riesca a fare. Eccelle in tutto, in tutto. Sono così felice. Ero sicura che il colonnello Campbell avrebbe badato a lei come ad una figlia. Andare da lui è la migliore cosa che potesse capitarle. Non è così, madre? Oh, e poi Jane dice che lei e Miss Campbell hanno iniziato a studiare il pianoforte, ma il colonnello Campbell ha un pianoforte molto grande. Ha suonato il piano per gli ospiti a cena. Le ho già detto quanto Jane suoni bene, Miss Taylor, e parla francese come fosse la sua lingua madre. Ma non sono sicura che sia una cosa così rilevante. Io ho domandato a Mr. Knightley di insegnarmi il cinese. Dite che Jane capirebbe il cinese? Oh, certo, ma certo che sì. Beh, e questo non gliel'ho domandato. Sì, ma Jane è ugualmente portata per tutto. Vi ho già detto che è ormai almeno a metà della sua lista di ben 100 letture. 100 letture? Suppongo sia venuto a rimproverarmi per il cinese? Sì, mi è stato riferito. So che Miss Bates non è rimasta turbata, ma dovresti... Provare ad essere gentile con lei è ciò che Miss Taylor continua a dirmi. Jane è un'orfana e Miss Bates è caduta in rovina e io ci provo davvero. È solo che... Jane scrive una lettera a sua zia ogni settimana e sembra aver successo in 8 cose diverse ogni settimana. E Miss Bates viene qui ogni settimana per riferircele tutte. Emma! Che stai facendo? Ho stilato una lista di libri da leggere. Sono 101 titoli. In modo da non sembrare troppo ignorante in confronto a Jane Fairfax. Ecco qui, ho già iniziato. Milton, sorprendente. È il primo della lista. Ecco di nuovo John ed Isabella. Sono proprio impossibili. Di certo Jane Fairfax non è brava in ciò che a me riesce meglio. Lei eccelle nelle parole e la musica, ma con le persone, le loro speranze, i sogni e le aspirazioni... Beh, io sono un'esperta. Davvero? Non riesco a immaginare cosa tu possa dirmi sulle mie speranze. Non le tue, sciocco. Tu non sei un tipo romantico, ma... Ma per mia sorella e tuo fratello. John e Isabella. Non dire sciocchezze. E invece sì. È il mio più esplicito e intenso desiderio da 6 mesi. Ma si conoscono da tutta la vita, come noi due, da tanto tempo. Infatti... Serve soltanto un po' di cauto incoraggiamento. Se si piacciono abbastanza da sposarsi, sarà perché loro stessi lo desiderano, non perché lo vuoi tu. Ma non credo che ci sia niente. Ti stai sbagliando, come al solito. Isabella Woodhouse, prendo te, John Knightley, come mio legittimo sposo. Londra. Londra. Ora andranno a Londra. Potrebbe anche essere la luna. Mi prenderò io cura di te. Tutto sarà come prima. Solo fortuna. Non si tratta di fortuna. Talento e intuito. Allora, chi sarà il prossimo? Vediamo.
così passano gli anni. Le stagioni cambiano. E noi rendiamo grazie a Dio per la sua misericordia. E nel libro del Signore troviamo le parole che esprimono la nostra gratitudine per questa natura meravigliosa. O Signore, come il tuo nome, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. Con il suo potere. Buongiorno, Mr. Elton. Buongiorno, Miss Woodhouse. Mi auguro che lei stia bene. Benissimo, grazie. Buongiorno, Mr. Weston. Buona giornata. Salve, mia cara. Mr. Weston. A proposito, proprio questa mattina ho concluso formalmente l'acquisto della tenuta dei Randall. Congratulazioni, è una casa davvero deliziosa ed è a un passo da noi ad Hartfield. Diventeremo vicini. Cosa dice Mr. Frank Churchill di questo suo acquisto? Sono felice, finalmente potrà venire a farci visita e a vedere la nuova casa. Presumo che verrà presto. Tranquille, signore. Porto sempre un ombrello in più con me per le passeggiate. Siamo debitrici, Mr. Weston. Ma un uomo con due ombrelli non può certo bagnarsi. Io credo che uno sia sufficiente per tutti e due. Miss Taylor, sarebbe un onore riceverla un giorno alla tenuta dei Randall. Ne sarei lieta, Mr. Weston. Magnifico. Oh, santo cielo. Povera Miss Taylor. Tu la devi smettere, Emma, di accoppiare le persone. È una terribile sfortuna per la povera Miss Taylor. È stata, al servizio della nostra famiglia per 17 anni. Sarebbe rimasta qui fino alla morte se tu l'avessi lasciata in pace. Una sfortuna? Ma se adesso ha un brillante futuro davanti, ha un marito che l'ama, ha una casa e magari anche una famiglia. Una famiglia? Scordatelo. So che non le negheresti mai questo. Si è presa cura di noi così bene e così a lungo. Le madri muoiono e questo è un fatto. Miss Taylor non è più giovane. Oh, cara, non fare più accoppiamenti o predizioni. Purtroppo si avverano sempre. Tutti erano certi che Mr. Weston non si sarebbe risposato mai, ma io ho capito da quel giorno con gli ombrelli che avrebbe sposato Miss Taylor. È stato il mio più grande successo. Successo? E su quali presupposti? Il successo presume uno sforzo. Dire a se stessa: credo che sarebbe magnifico se Miss Taylor e Miss Weston si sposassero, e poi ripeterlo sempre in continuazione, non è lo stesso che farlo accadere. Quando, ad esempio, Mr. Weston aveva comprato la tenuta e rifletteva su come riempirla, io ero lì a facilitare la cosa. Giusto in tempo. Emma era sul punto di paragonarti a delle nuove tende o a un sofà. Le mie congratulazioni sono dopo. Oh, abbiamo tante cose da pianificare. Perché, insomma, siccome Hartfield è tanto casa tua quanto mia, celebreremo il matrimonio qui. Quindi c'è la lista degli invitati da stilare. Ma Frank Churchill verrà? Beh, ha scritto per congratularsi con noi e ha assicurato che sarebbe venuto. Ci puoi contare. È il minimo che possa fare per suo padre. Oh, e abbiamo anche la torta a cui pensare. Oh, no, niente torta assolutamente. Oh, sì, padre. Non vorrai sembrare ingeneroso. Ingeneroso? Sono la persona più generosa. Sicuro che lo sei. Quindi deve esserci una torta? No, la torta fa male, specie ai bambini. Niente torta. Ti prendo!
nostro padre sia in ansia per Miss Taylor. Dopotutto non è giovane e trasferirsi dai Randall, sebbene sia soltanto mezzo miglio, sarà un gran cambiamento per tutti. Tu ti sei trasferita fin qui, in Brunswick Square, a Londra. Questo è vero, ma non l'avrei mai fatto se non fosse rimasta Emma a prendersi cura di Arthur e di nostro padre. Dunque, Emma non avrà mai il diritto di sposarsi? Non ne ha alcun bisogno. Non l'ha mai desiderato. E inoltre un marito si aspetterebbe di dirle cosa fare e a lei non piacerebbe affatto. Ed è troppo impegnata a formare coppia in tutta Highbury. Al tuo ritorno anche Miss Bates sarà fidanzata. Zia Giorgia! Sì, lo so, l'ho promesso. Mettimi giù, zia Giorgia! Ecco qui. Chi la fa, l'aspetti. Dai, corri! Non vedo l'ora di mangiare la torta. Dottor Perry, ho insistito parecchio per impedire la torta. So benissimo quanto lei disapprovi. Mi dispiace molto che Frank non sia potuto venire. Sì, mia cara, lui avrebbe tanto voluto esserci. Ma sua zia l'ha trattenuto. È molto malata. Io credo che lo faccia per accrescere il mistero su di sé. Ha deliberatamente deciso di non tornare ad Highbury da quando era un ragazzino. A noi signore non rimane altro che attendere e assaporare questa attesa fino al suo ritorno. Che avverrà molto presto, ne sono certa. Mr. Weston, permette? Prego. Signora, congratulazioni. Grazie, molto gentile, davvero. Sebbene non l'avrebbe mai ammesso a nessuno, Emma ebbe, soltanto per un momento, la strana sensazione che probabilmente, a causa dei suoi stessi sforzi, stava per perdere qualcosa che non avrebbe mai più ritrovato. Su, andate via. Forza. Oh, ma padre, ai bambini è consentito mangiare la torta. Non li fa per niente bene. Li rende troppo eccitati e poi cominciano a correre. Tranquilla, mamma. Fra poco andiamo a casa. Ora basta giocare a Cupido. Quando è troppo. Questa casa non può sopportare un'altra partenza. Esatto, suo padre ha ragione, Miss Woodhouse. Ormai è una casa vecchia e vuota. Ci siete solo lei e suo padre qui. Una casa fantasma. Come farà a dormire la notte? Oh, ma certo. Mia madre e io siamo proprio entusiasti della nostra piccola casa accogliente. Non ci sentiamo mai sole lì dentro o dimenticate dal mondo. Oh, bene, che bella giornata abbiamo trascorso. Non è vero, madre? Che ne pensi? Ci siamo divertite enormemente. Sono piuttosto esausta, sicuramente anche tu. Avremo un piacevole ritorno a casa con il sole sulle nostre facce. Sì, è stata veramente una bella giornata. Vuole del pane.
Com'è stato il matrimonio? Chi ha pianto di più? La cuoca mi ha detto che i bambini dei Perry hanno mangiato tutta la torta. Ma non le credo. Apprezzo lo sforzo che hai fatto stasera di venire a farci visita dopo il tuo viaggio. È soltanto una piacevole passeggiata. Anche noi facciamo parte del suo allenamento quotidiano. Una camminata di un miglio ed un rimprovero di Emma è ciò che il dottor Perry prescrive sempre. La tenuta dei Randall è a solo mezzo miglio da qui. È una breve passeggiata e in carrozza si può andare dai Weston diverse volte al giorno, se si vuole. È vero. Una volta ho chiesto al cocchiere di misurare il tragitto. Ed ora che sono tornato da Londra, vorrei darvi qualche notizia sull'ultima arrivata nella nostra famiglia. La piccola Emma. È esuberante e già molto birichina, proprio come sua zia. Mrs. Goddard, lei ha una scuola così adorabile. Se Jane non avesse avuto la straordinaria fortuna di stare con i Campbell, io dico sempre che questa scuola sarebbe stata perfetta con questa aria fresca. Non sembra anche a te? Vi vedremo tutti in chiesa domenica prossima. Lei e una lunga schiera di marmocchi tutti a seguito. Che visione adorabile, eh? Oh, santo cielo. Miss Woodhouse, passeggia da sola. Beh, sì. Non è sicuro. E ora che Miss Taylor è diventata Mrs. Weston, dovrà trovarsi un'altra compagna di passeggiate. E se avesse incontrato dei gitani? Oh, ma si trovano nei campi giù ad ovest. E Mr. Knightley dice che non sono affatto delle persone cattive e che ogni anno ritornano qui. Tutte le altre strade sono sicure. Passeggio qui da una vita. Non ho intenzione di rinunciare solo perché Miss Taylor si è sposata. Alloggia alla tenuta dei Randall? Oh, sicuramente le mancherà moltissimo, Miss Woodhouse. Dobbiamo quindi aspettarci di vederla sempre da sola nelle sue prossime visite? Ho capito bene. Oh, spero proprio di no. Insomma, naturalmente noi non potremo essere sempre insieme. Andare in giro come facevamo prima. Ma un tempo eravamo sempre inseparabili e è normale che le cose adesso saranno diverse. Mi rendo conto. Sono certa che troverà un'altra compagna. Chi è quella giovane donna? Aspettate! Quella è Harriet Smith, una delle nostre ospiti più importanti. Harriet è con noi da quando era una tenera e dolce bambina. Vuole restare qui per aiutarci con i più piccoli. Ha deciso di rimanere dai suoi amici Martin per le vacanze. Oh, gli è così affezionata che non riesce a separarsene. Ma che cara ragazza! Da dove proviene? Qual è la sua famiglia? Oh, lei è la figlia legittima di... In realtà non sappiamo di chi, ma è gente molto generosa. Non ha mai badato a spese in tutti questi anni. Decisamente sempre in regola con i pagamenti. È ovvio che sia la figlia di qualcuno molto raffinato. Nobile anche, probabilmente, visto che i soldi non sono un problema. L'aspetto a cena ad Hartfield il prossimo martedì, Mrs. Goddard. E porti anche Harriet Smith. Sempre se lei è d'accordo.
soltanto per un momento. Ho pensato che niente è cambiato. Miss Taylor è al suo solito posto e nulla di sgradevole è accaduto. Mrs. Weston, padre. Oh. Abbiamo una piacevole aggiunta alla nostra festa. Mi scusi, Miss Woodhouse. Sono stato trattenuto al villaggio a causa di un impegno con una persona i cui affari hanno per me la priorità rispetto ai suoi. E di chi si tratta? Oh, dell'onnipotente Dio? Oh, capisco. Dio, ma certo. Un tantino più importante di Miss Woodhouse. Solo un po'. È veramente simpatico. Lei è il benvenuto, Mr. Eldon, come sempre. E ora ho solo una presentazione da fare. Il mio speciale amico, lei è Miss Harriet Smith. Beh, lo speciale amico di Miss Woodhouse è soltanto il sottoscritto. Harriet si unirà a noi questa settimana nelle nostre visite ai poveri. Molto bene. Buongiorno, Miss Smith. Buongiorno, Mr. Martin. Come sta oggi? Bene, molto bene, grazie. Spero che anche sua madre e le sue sorelle stiano bene. Ottimamente, grazie. Mi chiedevo, è riuscito a trovare il libro che le avevo consigliato? Il romanzo della foresta? No, sfortunatamente. Ho chiesto alle mie sorelle di cercarlo, ma lo leggerò appena posso. Beh, addio. Harriet, chi era quel giovane uomo? Oh, beh, era il mio Mr. Martin. Sai, il mio amico con cui ho trascorso una splendida estate. Pensavo che i Martin fossero in realtà una coppia di mezz'età con due figli. Oh, no, non c'è nessun vecchio Mr. Martin. Il giovane Mr. Martin dirige la fattoria. Sono sorpresa che lei non lo conosca. Pronta, signore? Mr. Martin visita spesso Mr. Knightley. Sono certa che la conosce. 3.000, per favore. La cosa non è reciproca. Lui conosce me, ma non vedo perché io dovrei conoscere un fattore. Grazie. Grazie. Buona giornata. Harriet, pronta, c'è qualche ragione per la quale hai chiamato quell'uomo il tuo Mr. Martin? Volevo dire il mio amico Mr. Martin. Mi dica che impressione le ha fatto. È così dozzinale secondo lei? Sì, è estremamente dozzinale. Lo so che non ci si può aspettare molto da un semplice fattore, ma non mi ha dato affatto l'impressione di un tipo appariscente. Sicuramente non è così distinto come un vero gentiluomo. Oh, non volevo offendere, ti assicuro. Un fattore non ha bisogno di essere distinto. Ma pensavo che tu, adesso che hai avuto modo di conoscere dei veri buoni partiti, beh, gli uomini più educati e colti di Hartfield, saresti rimasta colpita da quanto poco adatto il tuo amico Robert Martin possa apparire. Miss Woodhouse! Un'altra lettera da Jane. Mi andrebbe di bere una tazza di tè mentre ve la leggo? Oh, mi dispiace, Miss Bates. Harriet e io andiamo a visitare i poveri. Verremo ad ascoltarla domani, nella nostra solita visita. Ah, bene, perfetto. Allora, domani.
Per questa volta l'abbiamo scampata bella. Una lettera da Jane, madre, per scaldarci un po'. Ho chiesto a Miss Woodhouse se voleva sentirla, ma non può. È così impegnata con le attività parrocchiali. Ma non importa, la sentirà domani. Mercoledì, come al solito. Che fine hanno fatto i miei? Oh sì, ecco qua. Mi domando se Mr. Martin non si sia dimenticato di leggere il libro che gli ho consigliato. Era un romanzo. Certo che se gli sembra faticoso leggere il romanzo della foresta. Ma che razza di uomo è? Se è così ora che ha... 24 anni? 24? Ci pensi cosa farà quando sarà più vecchio? Non sarà altro che un rozzo volgare e distratto fattore che non pensa ad altro che a profitti e perdite. Mi chiedevo solo se si fosse dimenticato del libro. Oh, non essere così turbata, Harriet. Tiriamoci su di morale. Pensiamo a uomini di più alto calibro. Qui è pieno di pretendenti molto più interessanti. Giovani donne eccellono in ogni cosa oggigiorno. Ci lusinga, Mr. Elton? Oh, sì. Si vede che qui ha cercato di catturare la luce e l'atmosfera. Così delicato e così eloquente. Ricordo che tu, Emma, dipingevate nello stesso modo, con il cavalletto così. Ma poi le cose cambiano. Io credo che la sua amicizia con Harriet sia una cosa positiva. Emma è un'eccellente insegnante. E non vorrei che si sentisse così sola da desiderare di essere altrove. Altrove? Emma, no, non è possibile. Chi bada alla casa? Emma non è più una bambina, bensì una giovane donna. Il mio lavoro di governante è finito. Ma rimarrò per sempre un'amica per lei. E per voi. Ecco, io non voglio esagerare, ma ho visto lavori meno belli e... Mr. Elton? Lei non trova che la figura umana sarebbe un soggetto magnifico? Un acquarello di Miss Smith sarebbe interessante. Oh, sì, un dipinto ad opera della sua mano esperta di Miss Smith sarebbe la perfezione. Io credo che mi piacerà più di ogni altra cosa. Ora devo andare, giusto? Un saluto per ringraziare lei e certo Miss Smith per lo straordinario lavoro. Allora, Miss Smith, direi che è già quasi perfetto. Più leggero qui, forse. Mi raccomando. Che ti avevo detto? Sapevo che ci sarebbero stati altri pretendenti.
Di chi pensi sia il ritratto che Mr. Elton mi ha commissionato di dipingere? Di chi? Ma il tuo, ovviamente! Oh, no, Miss Woodhouse, sul serio! Assolutamente sì! Che ti ha detto prima di andarsene via? È che il mio dipinto potrebbe diventare una meraviglia. Oh, deve essere davvero innamorato! Oh, Miss Woodhouse, che devo fare? Come mi devo comportare nei suoi confronti? Mi aiuti? Non ti preoccupare, Harriet. Io sarò la tua guida. Sarai sposata entro il prossimo anno. Robert Martin, sei tu? No, Miss Smith. Deve rimanere in posa. Come una statua. Il grande artista necessita di tempo per creare. Non si muova, Miss Smith. Il dipinto deve essere perfetto. Sei sicuro che sia una linea d'azione prudente? Sì, Mr. Miley. Il piano sembra ottimo. Ti conosco da tempo ormai e non ti ho mai visto mettere a rischio la fattoria. Sei sicuro che non sarebbe più saggio considerare questo sviluppo tra qualche anno? Quanti anni hai? Più di 20? Ne ho 24. Io non voglio sprecare la mia giovane vita. Non vedo la ragione di rimandare qualcosa che ho già ben chiaro. Sono sorpreso che tu abbia chiesto la mia opinione sui tuoi progetti d'espansione. Non hai di certo bisogno del mio permesso. Grazie. Miss Woodhouse! Scusami.
Strauss! Non indovinerà mai. Calmati, Harry, perché ti succede? Non so cosa fare. È una tale sorpresa. Mi è stata spedita stamattina. È una proposta da Robert Martin. Beh, almeno così mi è sembrata quando l'ho letta. È veramente una bella lettera, no? Non so cosa devo fare. È una magnifica sorpresa. O dovrebbe essere sgradita. Beh, ecco, lui mi scrive come se mi amasse davvero molto. Allora? Beh, è una bella lettera. O forse è troppo corta. È certo una buona lettera. A tal punto che penso che una sua sorella l'abbia scritta per suo conto. Ma è scritta meglio di quanto mi aspettassi. Spero di essere sufficientemente onesta per dirlo. Beh, cosa devo fare? Cosa devi fare? E con chi? Oh, riguardo la lettera. Beh, devi rispondere, e subito anche. Sì, sì, anch'io lo pensavo. Ma... oddio. Cosa devo dire? Oh, Harriet, no. Le parole devono venire tutte dal tuo cuore. Vedrai che ce la farai. Devi soltanto essere chiara e molto consapevole della pena che gli arrecherai. Oh. Quindi dovrei rifiutare la proposta, eh? Rifiutare la proposta? Oh! Perdonami, credevo mi stessi chiedendo un semplice consiglio sulle frasi da usare. E tu avresti veramente accettato Robert Martin? Non lo so. Io credo... non credo. Oh, Miss Woodhouse, la prego, mi aiuti. Non posso influenzare la tua decisione, Harriet. Sta a te sapere quello che provi davvero. Non avevo alcuna idea di piacergli fino a questo punto. Io credo che, come regola generale, se una donna ha un dubbio sul fatto di accettare un uomo oppure no, dovrebbe davvero scegliere di rifiutarlo, mia cara. Sebbene, di certo, io non ho intenzione di influenzarti in... Oh, ma la prego! La prego, deve influenzarmi. Mi faccia questo favore. Miss Woodhouse, io sono determinata. Io sono davvero... quasi mi sono convinta di rifiutare Mr. Martin. Crede che abbia ragione? Perfettamente! Oh. Perfettamente ragione! Oh. Quando eri ancora indecisa mi sono tenuta per me le mie impressioni, ma ora che ti sei decisa mi congratulo con te. Oh, grazie al cielo, non corro più il rischio di perdere la tua compagnia per sempre. Oh no, non avrei mai potuto far visita alla moglie di Robert Martin della fattoria di Abbey Mill. Sono sicura che ora avrò la tua amicizia per sempre. Oh, cara Miss Woodhouse, non rinuncerei al piacere della sua amicizia per nulla al mondo. Anche se io credo davvero che Mr. Martin sia un uomo amabile e sinceramente attratto da me. Vieni, siediti. Devi rispondere immediatamente. Sarebbe irriguardoso e scortese ritardare il tuo rifiuto. Mm.
Quanto talento. Quanta perfezione. Molto intelligente da parte sua aver evocato un'atmosfera ed un paesaggio greco in così poche ed abili pennellate. Che ne pensa, Mr. Woodhouse? Credo che Miss Woodhouse abbia superato se stessa in questa occasione. Affascinante. Estremamente affascinante. Ma non crede che Miss Smith avrebbe dovuto coprirsi con uno scialle più prezioso? No, questa è una scena estiva, padre. Le ragazze si raffreddano anche in piena estate. No, padre, Miss Smith ha posato in questa stanza senza alcuna corrente d'aria. Non vorrà incoraggiare le persone a correre rischi non necessari, spero. Non avrebbe potuto fare niente di più bello. Lei ha catturato Miss Smith alla perfezione. Dovremo dargli una cornice adeguata. Non appena John e Isabella verranno, diremo loro di portarlo a Londra e di farlo incorniciare. Ma potrebbe essere fra 3 settimane. Mi permette di rendermi disponibile? Potrei andare in città e tornare in un giorno per una commissione così preziosa. Emma, mia cara. Ho fatto già uno dei miei 3 giri. Ora avrei bisogno del tuo aiuto. Puoi allacciare la mia sciarpa? Magari stringila un po', eh? Tu credi che dovrei finire la mia passeggiata? Certo, devi completare l'allenamento. Ah, Mr. Knightley, mi perdoni, ma devo passeggiare. E quando comincio non posso più fermarmi. Sarebbe contrariato se solo Emma l'accompagnasse. Credo che Emma e io possiamo cavarcela da soli per ora. No. Niente Miss Smith oggi? Vuoi essere la più bella tra le rose? Pensavo fosse una presenza fissa. Non ti sto prendendo in giro. Miss Smith è una graziosa creatura e sono convinto che il suo carattere sia migliorato. E credo che sia migliorato grazie alla tua influenza. Grazie, e visto che non sei affatto il tipo che mi fa spesso dei complimenti, credo sia un bel complimento. Sarà qui fra poco se riesce a liberarsi dai fastidiosi pettegolezzi di Highbury. Che gente sgradevole. Può darsi che sia più tollerante di te verso la gente seccante. Ma può darsi che sia stata trattenuta da questioni un po' più piacevoli. Davvero? Credo che presto la tua amica riceverà delle buone notizie. Delle notizie che ti saranno gradite. E qualche tuo bambolotto vive ancora lì sotto? No, sono cresciuta per le bambole. Allora, lascia che te lo dica. Mr. Robert Martin è disperatamente innamorato della tua Miss Smith e vuole sposarla. Già. Ti ho sorpresa per una volta, vero? È venuto a parlarmi a riguardo e nonostante i miei dubbi sulla coppia, ho dato la mia benedizione. Tutto questo l'altro ieri. In realtà sono sorpreso che la tua amica si sia tenuta la notizia per sé. Pensavo che le avrebbe parlato ieri, era così deciso. Come sai che Miss Smith non abbia espresso il suo pensiero ieri? Beh, non lo so, pensavo che lei avesse trascorso la giornata con te. Ora ti dirò io una cosa. Mr. Martin si è dichiarato ieri, o meglio, ha scritto una lettera ed è stato rifiutato. Allora è una sempliciotta più grande di quanto pensavo. Ma
certo, è così incomprensibile che una donna abbia rifiutato una proposta di matrimonio? Voi uomini pensate che una donna stia lì ad aspettarvi? Noi uomini non crediamo una cosa del genere. Harriet Smith ha rifiutato Robert Martin. È una follia. Magari ti stai sbagliando. Ho letto la risposta. Più chiaro di così. Hai letto la sua risposta? Salve! Tu l'hai scritta. Tu l'hai persuasa a rifiutarlo. Emma, guardami. Questa è opera tua, ne sono sicuro. Non puoi mentirmi senza che me ne accorga. Mr. Martin è un uomo molto rispettabile, ne sono certa. Ma non credo proprio che sia al livello di Harriet. No, infatti non è al suo livello. Lui è decisamente più in alto. Harriet Smith è la figlia naturale di nessuno sa chi. Non è una ragazza sensibile, non ha imparato niente di utile, non ha esperienza e non è perspicace. È molto carina, simpatica magari, ma tutto qua. Pensavo che quel poveraccio non poteva scegliere peggio, ma era così innamorato, lui è così innamorato di lei, che non c'era modo di farlo ragionare. Ho persino pensato, anche Emma crederà che sia una bella coppia. È incredibile che tu conosca così poco Emma da dire una cosa simile. Un fattore? Un buon partito per la mia cara amica? Sarebbe un'umiliazione. Dici un'umiliazione? Permessi illegittimità ed ignoranza maritarsi con un rispettabile ed intelligente fattore? Non c'è dubbio in assoluto che suo padre fosse un gentiluomo e un gentiluomo benestante. Nulla può esserle rinfacciato. Perché una bambina dovrebbe pagare per le colpe degli altri? Harriet è la figlia di un gentiluomo e si circonda di figlie di gentiluomini. E per questo lei è superiore al tuo caro Robert Martin. Emma... Viviamo nel mondo reale, dove i bambini pagano per le colpe dei loro genitori e introdurre Harriet nella loro società non sembra rientrare tra i loro interessi, chiunque essi siano. Ma noi viviamo qui ad Highbury, dove trattiamo le persone con rispetto e la cortesia che si meritano. Gli amici di Harriet, che non sappiamo chi siano, hanno ritenuto che la scuola e la compagnia di Mrs. Goddard fosse giusta per Harriet. E Harriet, anche lei la riteneva giusta, finché tu non l'hai incoraggiata ad ignorare i suoi limiti. Era più felice che mai con i Martin quest'estate. E Robert, che non è vanitoso, non si sarebbe mai proposto se avesse creduto di non piacerle. Bene. Sono certo che è lei ad averlo incoraggiato. E allora, come hai detto tu stesso, torniamo nel mondo reale, dove gli uomini certo rifiutano una ragazza dal bel volto in favore di un'altra meno bella ma molto più erudita. Cosa? No, mi inchino al tuo sapere superiore. Coi tuoi 16 anni in più di esperienza ne sai molto più di me. Harriet, perciò, con la sua bellezza e il suo carattere, sarà certamente in fondo alla lista di un uomo nel momento in cui deve scegliere una compagna. Ora che abbiamo espresso i nostri pareri, non discutiamone più. Credimi, è molto meglio essere privi di umorismo che usarlo come fai tu, Emma. Ecco, tu così non fai che dar forza propria ai miei argomenti. Gli uomini non gradiscono per niente le donne che discutono. Harriet è il genere di ragazza che ogni uomo vorrebbe. Ammalierebbe i suoi sensi e lo soddisferebbe dandogli sempre ragione. Se mai ti sposassi sarebbe quella giusta per te. Ricorda bene le mie parole. Harriet è un tipo che sceglie. Sì, è così. Guardala tutta la vita davanti. Perché accettare la prima offerta che le si presenta? Scusami. Infinitamente, Mr. Elton. Harriet gliene sarà davvero grata. Non posso aspettare un momento di più per incorniciare questo dipinto affinché ognuno possa vederlo. Beh, allora... Arrivederci, Mr. Elton. Buon viaggio. Così pieno di sé che mi sorprende riesca a stare sul cavallo.
Temevo fosse negativo solo per te, Emma, ma adesso che ci penso è ancora peggio per Miss Smith. Chi ha buon senso non sceglie una moglie insensata. E ogni uomo di buona famiglia avrebbe paura della disgrazia in cui potrebbe cadere se e quando il mistero delle sue origini fosse rivelato. Lasciali sposare Robert Martin e sarà rispettabile e felice per sempre. Incoraggiala a puntare più in alto e rimarrà con Mrs. Goddard per tutta la vita. La pensiamo così diversamente che credo sia meglio smettere di parlarne. E il fatto di lasciarle sposare Robert Martin è impossibile. Harriet l'ha già rifiutato. Dobbiamo attenerci alla sua decisione. Io non pretendo di avere tanta influenza. Solo un po'. Ma credimi, il suo aspetto non giocava a suo favore e i suoi modi erano così sgarbati che anche se fosse stata disposta a dirgli di sì, di certo ora non lo è più. Questa è una sciocchezza. Dovrebbe già essere l'ora del tè e ancora non vedo mio padre. Credi che dovrei dirgli di rientrare? Non credo che sia una grande perdita. Per Mr. Martin, intendo dire. La dimenticherà presto, mi auguro. Ma io so che la tua passione per le nuove coppie ha a che fare con questo più di quanto tu cerchi di negare. Questo è il vero motivo della tua irritazione. Io ho dato il mio consiglio e tu hai dato il tuo. Ma è stato il mio a prevalere e tu non vuoi ammetterlo. Saresti tornato, saremo amici per sempre. Sono tornato per dirti questo, Emma. Già che non fai alcun mistero della tua passione, deduco che non avresti mai fatto un passo così azzardato se non avessi avuto in mente un altro pretendente. E da amico ti dico soltanto che se è Elton l'uomo a cui hai pensato, Elton dirà di no. Lui sa di essere un uomo giovane e affascinante, non si sposerà a buon mercato. L'ho sentito parlare animatamente di una grande famiglia di giovani donne con una dote di 20.000 ciascuna. Harriet e Robert non sono i tuoi giocattoli, le tue bambole. A cui ordinare cosa fare e chi sposare sotto il tavolo. Sono fatti di carne e ossa. E un giorno ti pentirai amaramente delle tue intromissioni. Mr. Knightley, non pensavo che se ne sarebbe andato così presto. Lo sapevo che non dovevo fare quell'ultimo giro.